65, un piccolo video su una cosa strana che è successa in questi ultimi giorni del campionato europeo. Si è visto Cristiano Ronaldo andare in conferenza stampa e togliere dal tavolo la bottiglia di una bevanda famosissima, la Coca-Cola, e mettere al suo posto, togliere con fa aria schifata la Coca-Cola dal tavolo. Due bottigliette classiche della Coca-Cola, quelle che conosciamo fin da bambini, e mettere la bottiglia dell'acqua. Non solo, si è visto anche Paul Pogba, credo, togliere la bottiglia dell'Heineken, la bottiglia di birra dell'Heineken, e spostarla per mettere dell'acqua, credo. La cosa fatta anche da Locatelli. E allora io mi pongo una domanda. Allora, Cristiano Ronaldo, qualsiasi cosa fa ovviamente viene vista da tutti quanti, quindi lo spostamento della Coca-Cola sicuramente non avrà fatto piacere al grandissimo marchio, il colosso americano. Ma la domanda che mi pongo è una. È giusto fare un gesto del genere o è sbagliato? Secondo me è formalmente sbagliato. Cioè, tu puoi avere nel privato Ronaldo, Locatelli, Pogba, puoi bere quello che cavolo vuoi, ma in questo momento la Coca-Cola, la Heineken o chi per esso sponsorizza i campionati europei. Quindi sponsorizzare vuol dire mettere dei soldi che vanno nel circolo che alimenta il tuo circo, il circo di Pogba, il circo di Locatelli e il circo di Cristiano Ronaldo, che io rispetto tutti e tre, perché io adoro Pogba e ovviamente da juventino adoro Ronaldo, e mi ha fatto molto ridere la scena. Però se fossi un rappresentante del marchio di Atlante, della Coca-Cola o dell'Heineken, la cosa sarebbe piuttosto seccante, perché alla base c'è il rispetto di aziende che fanno bibite che hanno allietato milioni e miliardi di persone da decenni, che hanno sponsorizzato addirittura olimpiadi come quella di Atlanta, colosso la Coca-Cola ovviamente è di Atlanta, foraggiando anche tutto il circo sportivo. Ora, che ti piaccia o meno la Coca-Cola, questa cosa la devi accettare, e se accetti di stare in un circo come quello del calcio, devi accettare che la Coca-Cola rimanga al suo posto davanti al tuo tavolo. Poi a casa tua, in privato, puoi bere quello che cacchio vuoi. Puoi anche essere un salutista e non bere la birra. Perché dietro queste aziende ci sono anche dei lavoratori. Siamo in un momento non florido anche per il settore delle bibite. Quindi io ho giudicato questo gesto poco rispettoso. Se non ti va di andare dietro una bottiglia di Coca-Cola, non ti presenti in conferenza stampa, sarebbe stata la cosa più logica. Ma ho trovato sbagliato questo gesto, a mio giudizio. Se io avessi lavorato per la Coca-Cola, questa cosa mi sarebbe dispiaciuta. Nello stesso modo mi sarebbe dispiaciuto se avessi lavorato all'Heineken, credo che fosse l'Heineken, la birra. È un atto irrispettoso. Alle volte i calciatori, gli sportivi guardano quello che gli fa più comodo. Io l'ho giudicata veramente una divertente caduta di stile, che ovviamente non è passata inosservata e non è sicuramente piaciuta né all'UEFA né ovviamente alle case produttrici di queste bibite. Io sono cresciuto con la Coca-Cola, la bevevo a tavola, so benissimo che
di bevande gasate non bisogna abusare, come non bisogna abusare di birre, ma è dimentirei se dicessi che ancora oggi la bottiglietta della Coca-Cola ogni tanto, quella in vetro, non mi faccia allargare il sorriso. Allo stesso tempo la birra Heineken, quindi io la penso così, secondo me i calciatori hanno sbagliato. Tu come la pensi? Commenta sotto questo video, che magari può sembrare strano. È stato un gesto forse passato un po' inosservato, ma molto 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 strano, molto molto strano. Commenta, metti un like e se ti piace iscriviti al canale. Un saluto da Lux65. A proposito, a margine di questo video, che spero vi sia piaciuto, pare, a quanto pare, dico pare, che il giovane Cristiano Ronaldo abbia fatto da testimonial per la Coca-Cola quando aveva 20 anni, ovviamente aveva 20 anni. Probabilmente si guardano meno determinate cose, quindi queste cose mi fanno molto riflettere, molto riflettere, molto riflettere. Voi che cosa ne pensate? Ho detto pare, pare. Da foto viste su Google mi sembra Ronaldo e mi sembra la Coca-Cola quella che tiene in mano, e quindi a 20 anni sì, a 36 no. Perché? Un saluto a tutti.